Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, questa nuova reaction. Oggi andiamo a vedere il nuovo trailer della Suicide Squad diretto da James Gunn. Come vedete siamo in stream su Twitch, c'è uno spam delle nuove emote arrivate qualche giorno fa. Non so bene precisamente in che giorno si andrà a pubblicare questo video. Comunque, un nuovo trailer della Suicide Squad. Ci sono già le vecchie reaction, se volete recuperarvele per i precedenti trailer. Quindi andiamo a vedere questo qua, che dura quasi 2 minuti e 30. Quindi scopriamo un pochettino. Ho sentito che è molto figo, di conseguenza sono molto curioso. Allora, intanto, questo qua è il nuovo poster, ragazzi. È il nuovo poster della Suicide Squad, in cui ci sono tutti loro. Andiamoci a vedere questo trailer, 2 minuti e 26, e scopriamo. 3, 2, 1, via. Robert Dubois. In galera per aver sparato a Superman un proiettile alla kryptonite. Non c'entro nella sua Suicide Squad. Wow! Si vedrà. Tra non molto andrò a processo. E la Waller dice che tu mi puoi aiutare. Sta minacciando mia figlia! Abbassate le armi. Miss Waller, io non... Giù le armi! Arrabbiata, incazzata, eh? Non ricorrerei a misure estreme se questa missione non contasse più di quanto tu possa immaginare. Sei con noi o contro di... Ah, ok. Bene, ti presento il team. Ogni elemento viene scelto per la sua gamma di capacità che lo rende unico e speciale. È bello King Shark. Ciao a tutti, ho fatto tardi, mi scappava il bisogno. Ciao Harley. Ci fa piacere. Questo coso è un cane? Un cane? Che cane può essere mai? Io dico levriero afghano. Oddio, è un lupo mannaro forse. Avvicino un lupo mannaro. Oh, scacciami, scacciami. Non è un lupo mannaro, ok? È una donnola, è innocuo. Cioè, non proprio, ha ucciso 27 bambini, ma... La vostra missione è distruggere ogni traccia del progetto Starfish. Ok. Domande. Starfish sarebbe la stella marina. Eh sì. È un'esca? No. Niente. Prendi appunti. Okay. Andiamo. È un suicidio. Wow. È la nostra specialità. Sono un supereroe! Bella la scena con Harley nell'acqua. È mio padre. Ti farò uscire viva da qui. Io farò uscire te vivo da qui. Rata? Ratatouille, che mi dici? Ratatouille. Nanaue, non ti intromettere. 5 agosto. Quindi anche in Italia 5 agosto. Quindi esce il giorno prima rispetto all'America. 5 agosto, giovedì. Ok. Ok, quindi giovedì 5 agosto esce al cinema. È figo, era già bello il primo trailer. Il punto è che in tutto ciò non è ben chiaro se... Cioè, come questo sia legato al vecchio Suicide Squad. Cioè, sono curioso di capire se ci mettano, se facciano qualche riferimento, se lo considerino proprio come un soft reboot, che è quel che dovrebbe essere. E poi rispetto al resto dell'universo sembra completamente separato. Non c'è... Boh, non ci sono altre reference. Allora, teoricamente è un sequel. Ok, è un sequel. Però è allo stesso tempo un soft reboot. Non un reboot. Cioè, soft reboot che significa? Che è un modo per ricominciare la storia, però allo stesso tempo non ignorare quel che è successo in precedenza. Perché, per dire, Harley Quinn, che è l'unica qua dentro che già c'era praticamente, anche Boomerang c'era, Harley Quinn ha fatto già 3 film. Ha fatto Suicide Squad, ha fatto Birds of Prey, ha fatto questo Suicide Squad, quindi non possono ignorare tutto ciò. La Snyder Cut ha avuto anche il Joker legato ad Harley Quinn, però la Snyder Cut non è canonica per quanto sia stato clamoroso quel che hanno fatto. È un po' una situazione, è quella al momento attuale, continuerò sempre a dire, la debolezza dell'aspetto DC, perché non si capisce cosa facciano, è un po' tutto caotico, è un po' ingarbugliato, però sembra molto figo, quindi sicuramente si vedrà, carino.